Ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Come al solito ragazzi vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, ma soprattutto vi ricordo che è uscito il mio shop. Vi lascio tutte le informazioni qui sotto nell'info box. Detto questo, andiamoci dentro col video. Oggi sono qui per parlarvi di un serial che onestamente mi ha sempre affascinata, anche se penso che molti di voi conoscono la sua storia. Sto parlando di Albert De Salvo, ossia il presunto strangolatore di Boston. Tra il 14 giugno del 1962 e il 4 gennaio del 1964, 13 donne vengono uccise nell'area di Boston, nel Massachusetts, da quello che sembra essere un solo assassino. Anche se a dirla tutta, in realtà negli anni la polizia dubita che ci sia solo un assassino. Molti altri invece dubitano che ci siano più assassini in città che operano nello stesso modo. La tesi è avvalorata dal fatto che il colpevole, chiamato per l'appunto lo strangolatore, non sceglie le sue vittime in maniera arbitraria, o almeno non del tutto. Queste donne infatti sono donne sole, quindi separate o vedove, ma soprattutto sono sole al momento dell'aggressione. Le scene del crimine presentano sempre dei particolari molto simili tra di loro. Le aggressioni avvengono in casa senza che né porte né finestre presentino segni di effrazione. Il modus operandi è sempre lo stesso, fatta eccezione per due omicidi. Le donne vengono strangolate e subiscono violenza. Inizialmente la violenza viene eseguita con degli oggetti, ma dal sesto omicidio in poi il tutto avviene, diciamo, in maniera naturale. L'aspetto che appare di difficile interpretazione è l'età delle vittime. 11 vittime, più altre due, non attribuite al presunto assassino. Di queste 11 vittime, l'età di 6 oscilla tra i 55 e i 75 anni, mentre le altre 5 vanno dai 19 ai 29 anni. Dopo il quinto omicidio, lo strangolatore sparisce per ben 3 mesi, mentre dal sesto omicidio il suo modus operandi muta radicalmente per due volte. Nessuno è mai stato processato per quei delitti, ma è opinione comune identificare lo strangolatore in Albert De Salvo, un reo confesso. Coloro che però hanno conosciuto realmente De Salvo non sono della stessa opinione. Nessuno ritiene fosse capace di compiere quei crimini. Ecco perché per questo video credo sia più adeguato partire prima dai fatti sanguinosi accaduti dal giugno 1962 al gennaio 1964, che poi in effetti hanno portato alla cattura di Albert. Poi parliamo anche di Albert, della sua vita e della sua infanzia. Partiamo quindi dal primo omicidio. La prima vittima accertata dello strangolatore è Anna Slessers, un'attraente donna divorziata emigrata negli anni 50 dalla Lettonia. Giunta in America, la donna si stabilisce nel quartiere di Back Bay, un sobborgo di Boston costruito ad hoc per la povera gente e per gli studenti. Si trova per l'esattezza a Gainsborough Street, dove vive con i pochi soldi che ricava grazie alla sua professione di sarta. La sera del 14 giugno 1962, Anna, dopo aver cenato, decide di andare a fare un bagno, in attesa che il figlio Juris arrivi per accompagnarla alla messa lettone, celebrata nella chiesa del quartiere. Juris arriva prima delle 19, prova a bussare, ma nessuno risponde. Il ragazzo pensa che abbia avuto un malore o ancora che abbia commesso qualche gesto estremo. Senza pensarci due volte, sfonda la porta ed entra nel piccolo e modesto appartamento. Va nella camera da letto, ma non trova sua madre, quindi si dirige verso il bagno ed è lì che la trova. Senza vestiti, distesa sulla schiena, con la corda dell'accappatoio ancora legata attorno alla gola. Il primo pensiero del figlio è che la madre si sia suicidata. Giunta sul posto, però, la polizia scopre qualcos'altro. Anna non si è suicidata, ma ha subito violenza e in seguito è stata strangolata. Alla cintura del suo accappatoio blu, legata attorno al collo con un fiocco. L'accappatoio è spostato in modo da lasciare visibile la zona intima della donna, mentre la sua testa è rivolta verso la porta. La violenza è sicuramente stata effettuata con un oggetto. L'appartamento è messo totalmente sottosopra. Si tratta di una simulazione di furto, ma riuscita per depistare le indagini. Infatti, l'orologio d'oro e i pochi gioielli di Anna sono rimasti intatti. Nonostante ciò, la polizia archivia il caso come furto con scasso andato male. Secondo la descrizione dei fatti, il ladro, penetrato in casa, si è accorto della presenza della donna. Ha perso la ragione e quindi l'ha colpita. Il 28 giugno 1960 viene ritrovata al 1436 di Commonwealth Avenue a Boston Mary Mullen, di 85 anni. Ha subito un'aggressione intima, ma è morta di infarto durante il tentativo di strangolamento. Il 30 giugno del 1962, al 1435 di Commonwealth Avenue, viene ritrovata Nina Nichols, una fisioterapista in pensione e vedova di 68 anni. È stata aggredita intimamente con una bottiglia di vino. Poi è stata strangolata con una calza di nylon. Dopo la sua morte, l'assassino le ha legato due calze
tazza di nylon attorno al collo con un fiocco. La casa è nel caos più totale, ma l'argenteria e i preziosi non sono stati toccati. Passiamo a Helen Blake. È una donna divorziata di 65 anni che fa l'infermiera e vive nel sobborgo di Lynn, al 37 di Newell Street. La mattina del 30 giugno viene raggiunta in casa dall'assassino e viene strangolata con un cappio rudimentale ricavato dal suo intimo. Il corpo di Helen viene trovato nella sua camera da letto, a faccia in giù. Le è stata fatta violenza in modo brutale, ma non c'è alcuna traccia del liquido dell'assassino. Tutte queste donne sono state strangolate e a tutte queste donne è stato fatto un fiocco decorativo attorno al collo. Il 4 luglio del 1962 la notizia finisce su tutte le pagine dei giornali locali. C'è un assassino a piede libero a Boston. I giornali si chiedono perché questo uomo vada in giro a strangolare donne comuni, senza che vi sia un filo conduttore nelle sue azioni folli. Il 19 agosto del 1962, a Boston, al numero 7 di Grove Street, viene trovata un'altra vittima, Ida Irga, una donna divorziata di 75 anni. Viene strangolata con la federa di un cuscino, che l'assassino le lascia stretta intorno al collo. Le caviglie sono legate alle gambe di una sedia e le sue parti intime sono in vista. La città di Boston sprofonda nel panico. Le persone, soprattutto le donne sole, cominciano a comprare cani di grande taglia da tenere in casa, altre acquistano armi e altre ancora installano degli impianti d'allarme. Insomma, la città è in preda al terrore. A questo punto il questore Edmund McNamara decide di correre ai ripari, diramando un comunicato d'emergenza per invitare le donne di Boston a chiudersi bene in casa, sigillando porte e finestre, perché non ci sono dubbi. La polizia di Boston ha a che fare con un serial. Data la modalità degli omicidi e l'età delle vittime, l'FBI stila un profilo provvisorio dell'omicida. Il soggetto viene identificato come un malato di mente con forti risentimenti verso la figura materna. Il 12 agosto del 1962, il corpo di Jane Sullivan, una donna di 67 anni, che di professione fa la balia, viene rinvenuto nel bagno della sua abitazione, nel sobborgo di Dorchester, un quartiere di Boston. In questo caso, però, l'aggressione avviene a più riprese. Vengono infatti rinvenute tracce di sangue sul pavimento della cucina, nella camera da letto e nel salotto. Date le condizioni del corpo, risulta difficile stabilire se c'è stata violenza intima oppure no. In questo caso l'abitazione non solo non presenta tentativi di scasso, ma neanche tentativi di furto. Dopo il ritrovamento del corpo di Jane Sullivan, la città intera riversa in uno stato di panico. Ma lo strangolatore si placa, regalando a Boston 3 mesi di silenzio. La polizia intanto cerca di lavorare il più velocemente possibile. Ma gli omicidi non solo rimangono senza colpevole, manca addirittura un sospettato. In pratica le autorità brancolano nel buio. Vengono indagati parecchi sospettati. Ci sono 3 procuratori distrettuali, ognuno dei quali dirige un gruppo di detective. Ebbene, ogni giurisdizione ha un punto di vista diverso sul caso. Tutte le persone più strane e i molestatori della città vengono interrogati e indagati senza alcun risultato. Intanto le indagini proseguono senza sosta, fino a quando, un giorno piovoso del 5 dicembre 1962, avviene un altro omicidio. Ma il modus operandi dell'assassino cambia. Il 5 dicembre il corpo di una studentessa afroamericana, Sophie Clark, di 21 anni, che frequenta il Carnegie Institute of Medical Technology, viene ritrovato a Boston, in un appartamento al 315 di Huntington Avenue. Sophie è sola nell'appartamento e sta scrivendo una lettera, quando qualcuno bussa alla porta. La ragazza viene trovata dalle coinquiline. È stata strangolata con 3 paia di collant, che poi l'assassino le ha legato attorno al collo facendo un fiocco. Ha subito violenza intima, il suo corpo giace nudo, a terra, con le gambe divaricate. Questa volta però c'è un indizio importante. La vittima ha subito violenza in modo naturale, se così possiamo dire, in quanto gli inquirenti trovano tracce del massimo piacere dell'assassino accanto al corpo, su un tappeto. Il 31 dicembre del 1962, sempre nel sobborgo di Back Bay a Boston, viene ritrovato il corpo di Patricia Bissett, una segretaria di 23 anni. A fare la macabra scoperta è il suo superiore, il quale, preoccupato dell'assenza della ragazza sul posto di lavoro, si dirige a casa sua. Patricia ha subito violenza anche da dietro, poi è stata strangolata. Al collo vengono trovate numerose calze di nylon legate tra di loro. La casa, come da copione, in questo caso, è messa sottosopra.
Passano un paio di mesi e lo strangolatore torna a colpire. È il 6 marzo del 1963, quando viene ritrovato il corpo di Mary Brown, di 68 anni, nella sua casa a Lawrence, a circa 30 km da Boston. Le è stata fatta violenza, è stata picchiata selvaggiamente e poi strangolata. Mercoledì 8 maggio 1963 viene ritrovato il corpo di Beverly Simmons, la vittima più maltrattata. Beverly è una studentessa di 23 anni. Frequenta il conservatorio ed è una cantante. Ha in programma di finire gli studi per poi trasferirsi a New York e avviare una carriera. Purtroppo viene ritrovata esanime da un suo amico, stesa sul divano con le gambe allargate e le mani legate dietro la schiena. Ma a quanto pare non ha subito alcuna violenza. In bocca ha degli stracci messi dall'assassino per non farla urlare. La ragazza, infatti, come già vi accennate, è una studentessa di canto lirico, attività che le ha sviluppato vistosamente i muscoli del collo, rendendo dunque difficile lo strangolamento. Per la prima volta scorre il sangue su una scena del crimine. La povera Beverly, infatti, è stata accoltellata per 21 volte con un coltello da cucina. La cantante lirica ha ricevuto 4 colpi alla gola e 17 attorno al seno sinistro. Il coltello insanguinato viene trovato nel lavandino della cucina. In particolare c'è un'altra cosa che a questo punto viene compresa dagli inquirenti, dedotta proprio dall'osservazione dei particolari di questo caso. Il misterioso assassino ha di nuovo cambiato modus operandi. L'efferatezza del crimine è scioccante anche per lo strangolatore. Quindi la polizia sta cercando vari assassini o solo uno? Le risorse della polizia a quel tempo sono limitate, non ci sono telecamere e per la maggior parte dei casi mancano testimoni. Questi fatti rendono ancora più sconfortati i detective, che in preda alla disperazione contattano un sedicente medium di nome Paul Gordon, che in realtà di professione fa il pubblicitario. Quindi pubblicitario di professione, medium per hobby. L'uomo riesce a dare un nome all'assassino, controllando fra le schede dei pregiudicati con precedenti di molestie. Si tratta di Arnold Wallace, di 26 anni, estremamente pericoloso e ricoverato da tempo nel reparto psichiatrico dell'ospedale statale di Boston. Per una curiosa coincidenza si scopre che Arnold Wallace ha tentato circa 5 o 6 evasioni dall'ospedale che corrispondono alle date degli omicidi. Lo stesso medium, Paul Gordon, si reca da Wallace per poi affermare senza mezzi termini che è lui lo strangolatore di Boston. Il presunto omicida però risulta più problematico del previsto, avendo un quoziente intellettivo di 60. In pratica non riesce a distinguere la verità dalla fantasia, e ciò lo scagiona, facendo crollare la teoria del medium. Intanto il vero strangolatore continua indisturbato a colpire. Domenica 8 settembre 1963, a Salem, nel Massachusetts, Evelyn Cobin, una donna divorziata di 58 anni, non si presenta a messa. Poche ore dopo viene ritrovato il suo corpo senza vita in casa sua, al numero 224 di Lafayette Street. Il corpo giace nel letto, nudo, con la faccia rivolta verso il basso. Il mostro è tornato al vecchio modus operandi e l'ha strangolata con delle calze di nylon. La donna ha in bocca il liquido dell'assassino. In più, il colpevole, per prendere in giro le forze dell'ordine, ha cerchiato con un rossetto il suo liquido presente su una coperta lì vicino. L'intero appartamento è nel caos, ma non c'è stato alcun tipo di furto. Chiunque sia l'assassino è molto scaltro, in quanto riesce a farsi aprire, non lascia tracce, agisce indisturbato, ciò vuol dire che ha un preciso piano d'azione. Nel frattempo, il morale dei cittadini a Boston è a terra fino a quando un altro omicidio sconvolge la città. Il 25 novembre del 1963 viene trovata senza vita Johan Graf, una disegnatrice industriale di 23 anni e molto religiosa, al numero 57 di Essex Street, a Lawrence. In realtà, come affermeranno gli inquirenti, la morte risale a 3 giorni prima, ossia il 22 novembre, data dell'assassinio del presidente John F. Kennedy a Dallas. Ha al collo 2 calze attorcigliate, ha subito violenza e sui seni ci sono tracce di morsi molto profondi. Fortunatamente in questo caso c'è un testimone. Un inquilino del palazzo racconta agli inquirenti di aver visto il giorno prima dell'omicidio un giovane intorno ai 26 anni con i capelli impomatati e dei pantaloni verdi. L'uomo dei pantaloni verdi, peraltro, gli aveva chiesto dove viveva Johan Graf. Il 4 gennaio del 1964, Patricia Helmore e Pamela Parker tornano a casa nel loro appartamento al 44A di Charles Street. Condividono l'appartamento con una terza coinquilina, Mary Sullivan, di 19 anni. Queste due ragazze, appena entrano nell'appartamento, trovano il corpo della loro coinquilina senza vita. Le condizioni in cui è stato abbandonato il corpo sono a dir poco grottesche. Mary è stata strangolata,
ha sul collo quello che ormai è divenuto il marchio di fabbrica dello strangolatore. Due calze di nylon legate tra di loro fino a creare una coccarda bianca e rossa. Sulla pianta dei piedi gli è stato appiccicato un adesivo con su scritto Happy New Year, ossia Buon anno. Il corpo è stato posizionato per far sì che Mary stia seduta sul letto, mentre la testa è appoggiata al muro. Dalla bocca della vittima cola il liquido dell'assassino, ma l'aspetto peggiore è che il colpevole le ha messo dentro un manico di scopa per 15 centimetri. In seguito a questo brutale omicidio, i giornali si scagliano contro l'inettitudine della polizia. Arriviamo quindi al 17 gennaio del 1964. Il coordinamento delle indagini passa al procuratore generale del Massachusetts, Edward Brooke, unico procuratore afroamericano degli Stati Uniti. È un uomo molto coraggioso, essendo di posizioni repubblicane in un paese governato da una salda maggioranza democratica. Con lo stesso coraggio fonda un nuovo corpo investigativo, la Special Division of Crime, Research and Detention, poi ribattezzato Strangler Bureau, di cui fanno parte alcuni dei migliori membri della polizia di Boston. E al vertice della squadra ci sono Edward Brooke, il procuratore generale del Massachusetts, e John S. Bottomley, il vice procuratore generale. Oltre a numerosi agenti della polizia locale, la squadra può anche contare sulla competenza di validi elementi, quali Philip De Natale, un detective, James Mellon, un agente speciale, Stephen Delaney, un agente, e Donald Kenefick, un ufficiale medico della polizia e, in quanto tale, coordinatore del comitato consultivo medico e psichiatrico, un'equipe composta dai migliori esperti di medicina forense. Dallo studio delle 37.000 pagine di rapporti raccolti durante i 13 omicidi, gli esperti della squadra pervengono a una prima valutazione. Non può trattarsi di un solo assassino, in quanto il target delle vittime è troppo eterogeneo. Di conseguenza, l'assassino deve essere più di uno. Gli omicidi in cui il modus operandi risulta differente sono quindi da attribuire a un mitomane. In seguito, il dottor Knefik redige un profilo dettagliato dell'omicida. Si tratta di un uomo sui 30 anni, celibe, molto preciso. Ha una grande dimestichezza con la manualità, quindi è probabile che svolga un lavoro o coltivi una passione in cui questa caratteristica è preminente. Non coltiva rapporti umani, non ha un amico. In conclusione, è completamente solo. Nei mesi successivi, le autorità interrogano circa 400 sospettati, senza arrivare a nulla di concreto. Nonostante il profilo dell'assassino sia attendibile e scientificamente rigoroso, la polizia, messa alle strette dalla stampa e dalla rabbia dei cittadini, si affida ancora una volta ad un medium, l'olandese Peter Hurkos. Anche lui non è molto d'aiuto per il caso dello strangolatore di Boston, in quanto i suoi poteri lo portano ad identificare un commesso di scarpe, anche lui ex ricoverato mentale, dotato però di un alibi inoppugnabile. Proprio nel momento in cui le certezze sembrano ormai crollate, la polizia si ritrova alle prese con una nuova ondata di crimini. Per le strade, infatti, c'è un uomo che fa violenza su diverse donne. In poco tempo, infatti, molte donne sporgono denuncia dicendo di essere state vittime di violenza intima. Dalle denunce emerge che queste donne avevano subito violenza in un modo particolarmente cruento. L'aggressore, infatti, entrava in casa loro scassinando la serratura e le immobilizzava minacciandole con un coltello. Legava le loro mani alla testata della spalliera del letto e le caviglie ai piedi del letto. In tutte le denunce inoltre emerge che l'uomo indossava una tuta verde da lavoro. Così questo criminale viene soprannominato dalla stampa l'uomo verde. La polizia a questo punto crea un nuovo identikit dalle testimonianze delle vittime di violenza. Quello che la stampa chiama uomo in verde viene avvistato in ben quattro stati: Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island e Connecticut. I detective che si occupano del caso riconoscono immediatamente il colpevole. Si chiama Albert De Salvo, un 33enne operaio edile, residente nel quartiere periferico di Malden, nel Massachusetts. Sulla sua fedina penale figurano reati minori, varie denunce per furto con scasso e vari arresti per truffa a scopo di palpeggiamenti. A questo punto è giunto il momento di parlarvi di Albert De Salvo. Nasce a Chelsea, nella contea di Suffolk, nel Massachusetts, il 3 settembre del 1931 da Frank De Salvo, un idraulico, e sua moglie, Charlotte. Albert ha altri 5 fratelli e la sua infanzia è stata tutto fuorché idilliaca. La sua mamma è affettuosa e piena di attenzioni, mentre suo padre è violento e manesco. Frank finisce in galera 2 volte per maltrattamenti e fin da giovanissimo Albert ha paura di lui e lo detesta con tutto il cuore. L'uomo alcolizzato cronico spesso si assenta da casa, ma non dà spiegazioni per questa sua assenza. Non dice alla famiglia dove vada né con chi stia. A volte però, quando torna a casa, si presenta in compagnia di prostitute, consuma dei rapporti con loro per poi picchiare selvaggiamente sua moglie davanti agli occhi dei figli. Albert in un'occasione vede chiaramente suo padre spaccare i denti di sua madre prendendolo a pugni, per poi spezzarle le dita
delle mani una per volta. Suo fratello dice che da bambino vede suo padre fare del male a sua madre, facendola anche cadere per terra. Albert si mette in mezzo per proteggere sua madre, quindi suo padre, per punirlo, lo prende per il collo per poi alzarlo dal pavimento. Non passa molto tempo quando Albert inizia a manifestare una sorta di alter ego malvagio che lo porta a commettere inizialmente furti e risse. Il padre infatti gli aveva insegnato a rubare e a scassinare serratura all'età di 5 anni e ha fatto in modo che la sua iniziazione intima avvenisse a 7 anni. Albert nel 1943, quindi a 12 anni, viene mandato in un riformatorio a Laman, chiamata anche scuola per ragazzi. Questi riformatori erano presunti istituti correttivi in cui i ragazzi subivano continue violenze. Albert rimane a Laman per un po' e capisce che quando si è minacciati bisogna essere in grado di sapersi difendere, o agendo fisicamente oppure usando l'ingegno. In pratica bisogna essere più furbi dei propri aguzzini. Questa convinzione Albert l'ha ovviamente imparata a casa, in famiglia. Il periodo passato in riformatorio non ha fatto altro che consolidarla. Nel 1944 sua madre si separa, quindi Albert va a vivere con sua madre. Nel 1948 il 17enne Albert De Salvo si arruola nell'esercito e viene mandato in Germania. La vita nell'esercito sembra essere perfetta per lui, lavora sodo, fa box, ma la Germania del dopoguerra offre anche altre opportunità ad Albert. D'altronde è un giovane soldato attraente, ha la parlantina sciolta ed ora sente il bisogno di soddisfare i suoi voraci desideri intimi. Lui stesso sostiene di aver avuto rapporti con circa 2000 donne in Germania. Questa però, essendo un'informazione fornita dall'assassino stesso, potrebbe non rivelarsi così reale. Anche perché ad Albert piaceva un sacco esagerare per risultare il migliore. Quindi questa sua affermazione è sicuramente da prendere con le pinze. Sicuramente in Germania conosce Imgard Beck, una donna molto bella e benestante. Dalla loro unione nasce la loro prima figlia, Judy, alla quale però viene riscontrata una malformazione nella zona pelvica. In seguito a questo evento, Imgard si rifiuta di avere rapporti con Albert per lunghissimo tempo. Nel 1955 Albert torna negli Stati Uniti e viene congedato a causa di un'incriminazione per un reato parecchio grave. Albert aveva toccato in modo inappropriato una bambina di 9 anni. Per questo crimine non si arriva mai al processo, in quanto i genitori della bambina si rifiutano di farla testimoniare. Albert dunque rimane un uomo libero. Intorno alla metà degli anni 50, un giovane di 25 anni, che si spaccia per procacciatore di modelle, è solito recarsi in delle case abitate da sole donne. Con la scusa del dover prendere le misure, comincia a palpare le sfortunate per poi darsi alla fuga. Dopo numerose denunce, l'uomo viene arrestato. Il suo nome è Albert De Salvo. Nel marzo del 1960 viene arrestato per rapina e condannato a 2 anni di reclusione, ma dopo solo 11 mesi ottiene la libertà sulla parola. Albert è un bugiardo cronico, un millantatore, uno che esagera sempre i fatti che lo riguardano per apparire il migliore. Questo aspetto gioca un ruolo fondamentale nei fatti immediatamente successivi all'arresto. Posto dunque in stato di fermo per le violenze perpetrate dall'uomo verde, Albert De Salvo ammette di aver eseguito circa 400 irruzioni, di aver molestato circa 300 donne, di aver fatto violenza solo su 3 donne e infine di essersi spostato in 4 stati diversi. Questi dati, tenuta presente la vena millantatoria di Albert, vengono accertati col beneficio del dubbio. Nonostante ciò viene rinchiuso a Bridgewater, quello che era chiamato l'ospedale statale per criminali con problemi mentali. Viene trattenuto a Bridgewater in quanto vorrebbero curarlo per permettergli di affrontare il processo. In questo ospedale per criminali Albert si ritrova come compagno di cella un tale di nome George Nassar, che in realtà è in cima alla lista dei potenziali autori degli strangolamenti. George Nassar però sostiene che Albert De Salvo gli ha spiegato come far perdere i sensi alle persone. Le sue parole sono state: le prendi alla gola e interrompi il flusso della carotide. George Nassar si presta per una dimostrazione e Albert riesce a farlo svenire praticamente subito. Albert De Salvo ha davvero ucciso o è solo un millantatore? I due discutono dello strangolatore e Albert dimostra una conoscenza degli omicidi alquanto sospetta. George Nassar così nomina Albert De Salvo al suo avvocato, un difensore d'ufficio di Boston, famoso per i suoi numerosi successi in tribunale. Il suo nome è Francis Lee Bailey. Francis Lee Bailey dunque si trova a Bridgewater per un colloquio con un suo cliente, George Nassar, che peraltro è accusato di omicidio. Poco dopo aver incontrato George, dice a una delle guardie carcerarie: "Portatemi De Salvo." È un testimone che riguarda il caso di George Nassar. Così Francis Lee Bailey parla con Albert, che si dimostra un gran chiacchierone. Di base l'obiettivo di Albert De Salvo è quello di scrivere un libro, qualcosa che possa fruttare dei soldi da lasciare alla sua famiglia. Sa che, poste le accuse di violazione di domicilio,
e violenza a suo carico nell'inchiesta dell'Uomo Verde, per le quali è in attesa di giudizio, e posti i suoi precedenti penali non sarebbe più uscito di prigione. Ecco perché dice a Francis di conoscere gli omicidi dello strangolatore. Non ammette mai di esserlo chiaramente, ma in effetti, quando l'avvocato gli pone delle domande, l'uomo è ben lieto di rispondere con dovizia di particolari. Al posto di passare le informazioni preziose relative al caso dello strangolatore all'unità investigativa speciale, ossia gli uomini assegnati al caso, l'avvocato contatta il capo della squadra omicidi di Boston e senza mezzi termini gli dice: "Credo di sapere chi sia lo strangolatore, fornitemi informazioni sugli omicidi che conosce solo l'assassino." Francis ottiene gli atti secretati sull'inchiesta dello strangolatore di Boston. L'avvocato dunque prepara 5 domande da porre ad Albert e le risposte di Albert alla fine si rivelano coerenti con le informazioni che ha la polizia e non con quanto pubblicato sui giornali. Francis Lee Bailey, dopo aver registrato i vari incontri con Albert, fa ascoltare i nastri alla polizia e tutti saltano alla stessa conclusione. Hanno trovato lo strangolatore di Boston. Il giorno dopo la polizia decide di prendere le impronte di Albert. Inutilmente. Quell'uomo non aveva lasciato impronte, neanche una, su nessuna scena del crimine. Intanto Albert decide di nominare Francis Lee Bailey come suo avvocato. Gli inquirenti hanno la piena confessione dell'uomo che ritengono essere lo strangolatore, ma non possono avviare un procedimento a carico di Albert DeSalvo. Non vogliono portarlo ancora a processo per assenza di indizi. Il procuratore distrettuale, Edward Brooke, propone a Francis Lee Bailey un accordo. La polizia avrebbe preso le confessioni, poi ne avrebbero verificato l'autenticità. Se queste avessero confermato i sospetti a carico di Albert, non se ne sarebbero serviti come prove a carico al processo senza la sua approvazione. Francis Lee Bailey parla con Albert e quest'ultimo accetta l'accordo. Albert DeSalvo non è più un uomo libero e a questo punto le violenze e gli strangolamenti cessano. Nel marzo del 1965, su tutti i giornali, in prima pagina si legge: "Lo strangolatore di Boston ha confessato." Nonostante i titoloni dei giornali, non ci sono prove pratiche che colleghino Albert alle scene del crimine, né allo strangolamento delle vittime. Le perplessità, peraltro, non si fermano qui, perché, prese nel loro insieme, secondo i criminologi, gli omicidi non sono coerenti con l'operato dello stesso uomo. Le prime 5 vittime, tutte anziane, sono state uccise in rapida successione in un'estate e senza aver subito violenza carnale. 5 delle ultime 6 vittime avevano meno di 25 anni e sulla scena del crimine sono state trovate tracce di liquido del massimo piacere. Molti credono che le vittime più giovani siano state uccise da un emulatore dello strangolatore e che Albert sia proprio tra questi. In effetti, il profilo dell'emulatore su Albert DeSalvo si sposa bene. Ha turbe narcisistiche, è egocentrico, è desideroso di apparire, vuole dare spettacolo. Altri, come già vi ho detto a inizio video, dubitano che una città posso ospitare più di uno strangolatore nello stesso periodo. Nell'agosto del 1965, John Bottomley, il capo dell'unità investigativa speciale, decide di interrogare Albert personalmente. E l'uomo non ha problemi a confessare tutti gli omicidi, dal primo all'ultimo, ci mette circa 2 mesi. A questo punto gli inquirenti confrontano le dichiarazioni di Albert DeSalvo con i dettagli delle varie scene del crimine noti solo alla polizia. I dettagli delle sue confessioni si rivelano affidabili, ammette qualche incertezza, ma quando è sicuro i riscontri sono positivi. A questo punto tutti sono certi che lo strangolatore in realtà sia davvero Albert DeSalvo, nonostante l'assenza di prove materiali. Ma in effetti gli indizi a carico di Albert non mancano, per non parlare delle sue confessioni, sottoposte al vaglio dagli inquirenti per 2 mesi. Ciò che rende quelle confessioni credibili sono tanto la dovizia di particolari, quanto la presenza di lacune ed errori nella ricostruzione di Albert per qualche omicidio. Gli inquirenti sono a un passo da chiudere un'inchiesta durata 3 anni, ma non possono servirsi delle confessioni di DeSalvo in sede di giudizio, in quanto se citano Albert in giudizio per gli omicidi dello strangolatore, c'è il rischio che l'imputato ritratti le confessioni durante il processo. E tolte le confessioni, la procura non dispone di alcuna prova fisica a carico di Albert DeSalvo. Agli inquirenti resta solo un modo per consegnare Albert alla giustizia. Devono ottenere una condanna per le 4 violenze di cui è accusato nell'imminente processo dell'Uomo Verde. Il processo inizia il 10 gennaio del 1966. Il racconto delle 4 donne che testimoniano rappresentano delle prove schiaccianti e l'accusa è certa di un verdetto favorevole. La difesa, invece, chiede la non colpevolezza per infermità mentale. A supporto della richiesta, Francis Lee Bailey sottopone alla corte le confessioni dello strangolatore. Secondo Bailey, gli strangolamenti, per via della loro
loro ritualità sono opera di una mente profondamente malata. L'avvocato presenta quelle prove per circostanziare il quadro psichiatrico. Quei fatti non riguardano il processo, ma hanno un peso per definire la condizione clinica di Albert De Salvo. Con un brillante espediente concordato con l'accusa, Bailey presenta in aula le confessioni che lui stesso aveva reso inammissibili nell'inchiesta per gli strangolamenti. Se ad Albert viene riconosciuta l'infermità mentale, sconterà la sua pena in un ospedale psichiatrico e non in carcere. Ovunque si decida di rinchiuderlo, secondo la giuria, le confessioni giustificano l'ergastolo senza condizionale. Nel condannarlo, la giuria dice: «Non ci interessa il suo grado di follia. Se è lo strangolatore, non dovrà più uscire di prigione». Bailey, nonostante l'ergastolo, risparmia ad Albert De Salvo la pena capitale. Albert, dunque, torna all'istituto psichiatrico di Bridgewater. Ma le cose proprio non vanno come dovrebbero. Infatti Albert non riceve alcuna assistenza psichiatrica decente. Così, in preda alla disperazione, escogita un piano per evadere dall'ospedale psichiatrico. E alla fine ci riesce. Il 24 febbraio del 1967 lo strangolatore torna sulle prime pagine dei giornali di Boston. Tutti sono molto preoccupati per la fuga di Albert De Salvo dall'ospedale psichiatrico. E tra l'altro anche il direttore medico del penitenziario, lo psichiatra Ames Robey, è preoccupato per la fuga di Albert. Infatti dice queste parole: «Credo rappresenti un potenziale pericolo per la popolazione, perché la sua rabbia si manifesta in situazioni in cui si sente respinto o tradito, e poi non è in grado di controllare questa rabbia. Credo si sentisse deluso per l'esito del processo, ma rappresenta un pericolo». Il 27 febbraio Albert chiama il suo avvocato da un telefono pubblico dicendogli che vuole costituirsi. Francis Lee Bailey gli dice di rimanere lì, di non spostarsi, allerta le forze dell'ordine che vanno ad arrestarlo a Lynn, nel Massachusetts. Albert però non fa più ritorno all'istituto penitenziario psichiatrico. Viene rinchiuso nel carcere di massima sicurezza di Walpole, nel Massachusetts. Arriva il 25 novembre del 1973. 8 anni dopo aver reso le confessioni, l'uomo noto come lo strangolatore di Boston fa 2 chiamate. La prima al fratello, Richard De Salvo, e la seconda al dottor Ames Robey, il direttore dell'istituto penitenziario di Bridgewater. Fissa con il direttore di Bridgewater un appuntamento per il giorno dopo, ma l'incontro non avrà mai luogo in quanto Albert verrà assassinato nell'infermeria del carcere. E in effetti il tempismo di questo omicidio a molti sembra sospetto. Albert viene accoltellato più volte, ma non presenta ferite di difesa sulle braccia. Successivamente, da un esame tossicologico, si scopre che era stato imbottito di Valium. Decenni dopo la confessione di De Salvo, la stampa scopre delle anomalie nei metodi seguiti da John Bottomley per interrogare il presunto strangolatore. Scrittore e giornalista Casey Sherman è in prima fila tra i critici dell'inchiesta. Il caso per lui rappresenta ancora una ferita aperta. Una vittima, infatti, era sua zia, ossia Mary Sullivan. L'uomo spiega che i suoi genitori non gli hanno mai detto nulla di sua zia. Sa solo che non c'è più, qualcuno l'ha strangolata, ma nulla di più. Sono cattolici irlandesi i suoi genitori, quindi non parlano di queste cose. Da adolescente però Casey vede il film Lo strangolatore di Boston in televisione, con Tony Curtis ed Henry Fonda. Per la prima volta quindi fa una domanda riferita a sua zia, a sua madre. Casey chiede a sua madre di parlarle semplicemente della zia Mary. Sua madre di tutta risposta gli dice: «Quella non era una vittima qualunque, era la mia migliore amica». Casey ribatte: «Beh, mamma, quantomeno l'hanno preso». Sua madre lo guarda serio e risponde: «No, Casey, non credo che l'abbiano preso». È così che l'uomo dopo anni inizia ad interessarsi al caso. E più scopre cose, più si convince che in realtà Albert De Salvo non sia lo strangolatore di Boston. A ben vedere non c'è davvero nessuna prova fisica che colleghi Albert agli omicidi. L'unico collegamento sono le confessioni. E parliamo di queste confessioni allora. Le confessioni, ossia 60 ore di nastri registrati, magicamente spariscono. Peraltro spariscono per decenni. Quando Casey riesce a trovarle alla fine degli anni 90, le confronta con i reperti autoptici degli omicidi. E in effetti qualcosa non torna. Albert nel confessare gli omicidi ha fornito informazioni che, se confrontate con i rapporti delle autopsie, risultano palesemente errate. La ricostruzione che contiene gli errori più grossolani è quella dell'omicidio di Beverly Simmons, avvenuto il 6 maggio del 1963. Albert De Salvo aveva detto che l'aveva pugnalata 6 o 7 volte per poi liberarsi del coltello in uno stagno. Cosa non vera. Le maggiori discrepanze nei fatti raccontati da De Salvo riguardano gli omicidi di Anna Slessers, Ida Irga ed Ellen Blake. Quando Albert devia dai copioni degli interrogatori, cosa che capita spesso, il compito di John Bottomley è quello del suggeritore. Infatti si sentono frasi del tipo: «Aveva le mani legate, no? E allora che l'hai strangolata? Subito dopo aver provato piacere, giusto? Albert, le hai fatto violenza, poi le hai colpito il volto e l'hai strangolata, giusto?» Ascoltando Bottomley si capisce che sta guidando Albert De Salvo verso le risposte
corrette. Questo genera dubbi che si trascinano per tantissimi anni. Le pressioni esercitate sulle forze dell'ordine affinché risolvessero il caso erano enormi e con Albert De Salvo la polizia aveva un uomo disposto a confessare tutti gli omicidi. Potevano quindi chiudere il caso che aveva paralizzato Boston e alla fine l'hanno fatto. Ma torniamo al presente. Come già vi ho detto, i dettagli delle confessioni non combaciano con i fatti e le discrepanze sono tali che ad un esame più attento quelle confessioni potevano scagionare Albert piuttosto che incriminarlo. Casey Sherman unisce le sue forze con la famiglia di Albert De Salvo e dopo 37 anni chiede l'utilizzo della prova del DNA. Servendosi di un campione fresco donato dal fratello di De Salvo, le due famiglie avviano un'inchiesta indipendente. Per Casey Sherman l'inchiesta è in salita, gli vengono negate l'accesso alle prove, quindi ha solo un modo per procurarsi del DNA dalla scena del crimine: riesumare Mary Sullivan in cerca di eventuali tracce sul corpo della defunta. Viene dunque trovata una traccia di liquido seminale nella zona pubica e il DNA del fratello di Albert De Salvo è già stato campionato. Quindi si servono dei risultati per confrontarli con le tracce di DNA nei resti di Mary. E i campioni, a quanto pare, non combaciano. Questo quindi dimostra che in realtà Albert De Salvo non ha ucciso Mary Sullivan. Arriviamo al 2012, è passato più di un decennio da quando Casey Sherman ha chiesto il test del DNA per l'ultima vittima dello strangolatore, sua zia Mary. Al centro di forti polemiche, la polizia di Boston rimane in silenzio. Ma nonostante siano trascorsi 50 anni, a quanto pare, non ha ancora archiviato il caso. E tra il 2000 e il 2012 la scienza forense ha fatto notevoli progressi. Così il fascicolo di Mary Sullivan sta per essere riaperto. Riesaminando il corpo trovano altrettanti campioni di seme mischiati al DNA della donna prelevati dalla bocca di Mary. Ora però cercano un campione biologico di Albert De Salvo, non di un suo parente. Anche in questo caso non resta altra scelta se non riesumare il suo corpo. Il 12 luglio del 2013 il corpo di Albert De Salvo viene riesumato. Il DNA prelevato dal femore sinistro viene analizzato. Dopo anni di incertezza, i risultati non lasciano spazio a dubbi. Le probabilità che si trattasse di una persona diversa da De Salvo sono una su 220 miliardi. Caso chiuso, quindi. Albert De Salvo è davvero lo strangolatore di Boston? O forse no, l'omicidio di Mary Sullivan è stato risolto. Ma che Albert De Salvo fosse responsabile degli altri omicidi non è stato ancora dimostrato scientificamente. Sono delle certezze, ma ci sono ancora molti interrogativi. Sebbene Albert abbia effettivamente confessato 13 omicidi, la vicenda resta avvolta nel mistero. Chi però ha vissuto l'inchiesta dall'interno non ha alcun dubbio. Le confessioni di Albert De Salvo sono autentiche. Lo strangolatore non può che essere lui. Ragazzi, questo caso mi ha colpito particolarmente, anche se magari lo conoscono tutti Albert De Salvo, perché resta ancora un dubbio, anche se se ha commesso un crimine, un delitto, è molto facile che abbia commesso anche gli altri. Ma è lo stesso per tutti i delitti, è sempre stato lui il colpevole. Ricordiamoci che per i primi delitti a carico di donne anziane non c'era alcuna traccia, neanche di liquido. Ma fatemi sapere voi che cosa ne pensate. Albert è davvero lo strangolatore? Scrivetemi quello che volete qui sotto nei commenti. Detto questo, ragazzi, io ho finito di parlare in questo video. Spero ovviamente che questo video possa essere stato di vostro gradimento. Io vi mando un bacione. Mi raccomando, fate i bravi e continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene. Prendetevi cura di voi. Fate ciò che vi rende felici. Ciao ragazze, ciao ragazzi.